Anticipo di lusso qui al Ciotti di Borgo Podegora e tra Real Podegora, gioco di parole, tecnico da Davide Pagassoni e Roberto Petrin, due degli artefici di questo confronto, forse un po' più. Roberto, iniziamo dal tecnico, un 4-4 comunque contro una grande squadra. Beh, era una bella sfida senza dubbio, quindi è stata, credo, altalenante da una parte all'altra, cioè combattuta da una parte e dall'altra dall'inizio fino alla fine, quindi credo che il 4-4 sia un risultato giusto per le emozioni che ha regalato anche a chi era fuori, anche se giustamente si gioca sempre per vincere, noi ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine. Ecco, Petrin, voi venivate da un primo match esterno, una sconfitta contro la United Aprilia, avevate necessità di confermare però la bella vittoria di sabato scorso. Sì, abbiamo iniziato subito col piede giusto la partita, aggressivi come voleva il nostro nuovo mister. E io devo fare veramente complimenti a tutta la squadra perché siamo venuti comunque in un campo difficile, aperto, sintetico, noi non siamo abituati e ci siamo piaciuti parecchio. Ecco, Petrin, due gol sotto, avete pareggiato, addirittura poi siete andati sul doppio vantaggio, forse è mancato qualcosa proprio sul doppio vantaggio per portare a casa 3 punti. No, io mi fermerei ai due gol sotto, ripresa che non mi aspettavo dai ragazzi. Abbiamo fatto veramente una grande partita in fase difensiva e in fase offensiva, cosa che probabilmente 2 settimane fa questa partita l'avremmo persa anche di gran lunga.